Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati al taccuino dell'opinione per il terzo giorno di crisi di governo. Oggi è il 15 gennaio e il taccuino ci segnala in apertura un evento importante. Ieri il presidente del Consiglio Conte è salito nel pomeriggio e non era aspettato questo evento, è salito al Quirinale. Non per rassegnare le dimissioni, come probabilmente avete già sentito, ma solo per portare le dimissioni al capo dello Stato, delle due ministre di Italia Viva ritirate da Matteo Renzi dalla delegazione di governo. È stato quindi un gesto, diciamo così, istituzionale e formale dovuto al fatto che appunto le dimissioni passano per la controfirma del capo dello Stato. Però l'occasione è stata ghiotta, diciamo così, perché nell'occasione sia il Presidente della Repubblica sia il Presidente del Consiglio, pur non dimissionario, hanno, diciamo così, stabilito, probabilmente di comune accordo, che cosa fare nei giorni a venire. E da questo incontro ne è scaturita la decisione di Conte di presentarsi alle Camere lunedì. Ci sarà la comunicazione di Conte alla Camera, martedì mattina alle 9:30 la comunicazione sempre di Conte al Senato. Questo è l'evento. I protagonisti? Beh, i protagonisti in questo caso vorrei dire, al di là di Conte e Mattarella, che è ovvio, ma i protagonisti sono state le forze di opposizione. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, ma non solo. Anche quelli che un tempo si chiamavano i cespugli, ma insomma è un termine che a me non piace molto, insomma, diciamo le forze minori, che però si richiamano agli ideali, ai valori del centrodestra. La riunione che c'è stata è stata molto importante dal mio punto di vista. Nello scacchiere politico complessivo, perché ha sancito una unità, una concordia nella politica dei prossimi giorni. Questa unità è stata sottoscritta anche da l'UDC, quindi era presente Lorenzo Cesa nell'incontro, era presente Toti, il governatore della Liguria, e poi, non per ultimo, era presente Lupi, anche lui determinante per lo spostamento della barra della maggioranza all'interno del Senato. Già ieri abbiamo detto che la partita si gioca al Senato, è lì che mancano, da un punto di vista strettamente aritmetico, almeno 10 voti. Per raggiungere i 161 necessari per ottenere la maggioranza, tenete conto che 161 è semplicemente la divisione dell'attuale emiciclo del Senato più i senatori a vita diviso 2. Quindi è ovvio che il galleggiamento di un governo su una maggioranza di questo genere sarebbe veramente impossibile. Quello che si sta cercando di fare ovviamente in queste ore è cercare i cosiddetti responsabili. A me francamente questi responsabili o questi costruttori fanno da un lato anche un po' pena perché sono alla ricerca estrema dietro questa parola magica del costruttore, sono alla ricerca di un salvagente per rimanere lì dove sono, cioè insomma per non perdere il posto al Senato. Anzi, molti per tornare a fare disoccupati, perché il grande schieramento del Movimento 5 Stelle poi è questo. Quindi c'è questo collante che è stupefacente nel rimanere lì. Non continuiamo a prenderci in giro, credendo, illudendoci che questi signori
vogliano perseguire il bene del paese. Sotto questa formula, che ormai è veramente stucchevole, si nascondono giochetti di questo genere, che insomma, a me pare che questi giochi, portati avanti soprattutto dalla forza come, da una forza come il Movimento 5 Stelle, che è quella che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta, non ce lo dimentichiamo, che ha sempre detto no mai i transfughi, no mai gli scillipoti. Beh, loro sono i primi che stanno andando in Senato a cercare disperatamente persone disposte a votare il mantenimento del governo e quindi della legislatura. Beh, insomma, ad oggi non si sa cosa succederà. Vi dico solo che si sta facendo strada un'ipotesi tutta da verificare, che pensate un po' voi, pensate un po' voi a che livelli siamo. Si sta cercando di mettere in piedi un nuovo gruppo al Senato, attingendo e prendendo a prestito il MAIE. Avete mai sentito parlare del MAIE? Ecco, il MAIE è Movimento Associativo Italiani all'Estero. È una roba fondata 20 anni fa, 25 anni fa, in Argentina. Ecco, il nuovo governo si dovrebbe reggere su una roba di questo genere. E a questa roba parteciperebbero alcuni responsabili di Clemente Mastella, ad iniziare da sua moglie, cioè la Sandra Lonardo. Ecco, questo è lo scenario ad oggi. Ultimo punto del nostro taccuino, quali sono le prospettive di questa giornata? Beh, anche oggi non ci sono appuntamenti istituzionali da ricordare. Ci sono ovviamente le trattative aperte come fossimo a un mercato delle vacche per tenere in piedi una realtà politica contro natura. Perché questa è una realtà politica contro natura. E i veri irresponsabili sono coloro che stanno dando fiato a questa roba qua. Vi ringrazio molto e, come sempre, vi auguro una buona giornata. Grazie.